ci torniamo a Palmira. A Palmira è difficile tornarci, ma bisogna tornarci perché molto purtroppo è stato distrutto e questo peraltro ci interroga anche sulla nostra capacità di mantenere il patrimonio che abbiamo, ma molto c'è ancora, molto può essere documentato, recuperato e ricostruito e quindi è uno sforzo difficile ma necessario per recuperare quello che è un pezzo della nostra identità, proprio come umanità. Infatti non a caso Palmira è uno dei più importanti siti dell'UNESCO. Quindi bisogna fare ogni sforzo non soltanto per rimettere in opera le pietre, ricostruire gli edifici, ma anche per ricostruire il significato profondo di Palmira, proprio una città nata, cresciuta e sviluppata sull'integrazione fra popoli, culture e religioni diverse, un simbolo oltre che appunto un patrimonio straordinario dell'umanità tutta. Ecco, ma come si può riuscire a cambiare mentalità, a far capire che questo patrimonio è mondiale, è di tutti e non se ne possono appropriare alcuni a scapito di altri e per giunta distruggerlo. Certo, questa forse è la sfida più importante perché è un, diciamo così, si può fare soltanto con l'educazione, con la cultura, con la conoscenza, con l'integrazione reciproca fra culture e religioni diverse. In questo veramente Palmira è stata un simbolo e lo è ancora, è forse la sfida, diciamo, del terzo millennio, soprattutto in un'epoca in cui i conflitti sono sempre più accesi e in un certo senso sembra di tornare indietro al passato, anche con degli episodi di barbarie che speravamo di esserci lasciati alle spalle, che invece purtroppo... Sì, sono quelle ferite che ogni tanto purtroppo si riaprono. Sì, sì. E diciamo che Palmira però di distruzioni ne ha conosciute tante nella sua lunga storia. Questa è l'ultima di quelle che si è prodotta, ma ogni volta è rinata in qualche modo dalle sue ceneri e credo e spero che con il contributo di tutti possa farlo ancora.